Buongiorno a tutti, benvenuti. Oggi parleremo di primavera, parleremo di giovani. E abbiamo degli ospiti di tutto rispetto. C'è mister Roberto Rizzo, il passato che non diventerà mai passato a Riccia, ma che sarà sempre presente perché ha scritto delle pagine veramente importanti. Una leggenda del Lecce. In quel 2002-2003 iniziò la caccia all'Inter praticamente, perché furono due campionati vinti sull'Inter alla grande. Poi abbiamo Gino De Lippi, grande fautore e scopritore di talenti degli anni di mister Rizzo. E sulla mia sinistra vediamo Matteo Auriola, responsabile delle giovanili del Lecce, e Alessandro Morello, grande calciatore del Lecce. Appunto, iniziamo a parlare di giovani, e non mi è venuta in mente la frase di un poeta scrittore argentino, di Borges, che dice: ogni qualvolta un bambino prende a calci qualcosa per strada, lì ricomincia la storia del calcio. Ecco, partiamo proprio da qua, partiamo dai ragazzi, e chi meglio di, prima di addentrarci in quei campionati mitici con il mister, parliamo di giovani, e lo facciamo con Gino Di Nibli. Tanto buongiorno a tutti, c'è un po' di emozione in questo momento, perché rivedere alcune cose che rimarranno nella storia del Lecce, come il filmato che abbiamo visto, unito da altri 5 o 6 titoli italiani fatti in 4 anni, sempre con Inter, con Juve, con Roma, sono cose che così, non possono non rimanere nella mente. Per un leccese, per uno del Salento, vincere, fare tanto bene nella propria casa, nella propria, nel mondo, un posto dove si abita, qualcosa che rimane così indelebile. Fatta questa premessa, per ciò che dicevo un attimino, perché ripeto, l'emozione è tanta. Cos'è che fa scattare nella mula di un dirigente di settore giovanile? Io dico sempre, faccio anche la prima squadra, ho fatto la prima squadra a Gallipoli, ho fatto la prima squadra a Matera, ma quando faccio le interviste dico sempre che calcisticamente la mia morte è di settore giovanile, sono legato da sempre a quello che è il mondo giovanile. Cos'è che è la mula? La mula inizia ai ragazzi a Pulcini, dove tu riesci a intravedere qualcosa dove gli altri, per dire, c'è tanta gente che ha fatto solo la prima squadra e che ignora questi passaggi. Per me i campionati principi sono quelli, dai Pulcini, dagli esordienti. Io dico da là che ti fai la luce per le più grandi squadre. Se c'è dei stoffa lì, poi davanti puoi fare bene. E l'altra, e quindi è lì che noi vediamo qualcosa e ci entusiasmiamo. Nella fase di reclutamento sembriamo così delle persone che hanno una passione nel vedere questi ragazzi. Chiaramente più sale il livello, più c'è una selezione, più ci sono ragazzi che siamo costretti, no, nel corso degli anni a mandare via, e di quelli a me dispiace tantissimo, perché c'è una passione dentro, lo fai con passione veramente. Quindi nell'aspetto proprio di, se non c'è questa molla, ecco, uno non fa il settore giovanile, secondo me. Appunto, come fare per non creare false aspettative con tutti questi giovani? Perché parecchi di loro, come ha ricordato Dimitri, poi non riescono ad uscire. Ma buongiorno innanzitutto. Mi accodo a quello che ha detto Gino precedentemente. La molla che ci muove è la passione.
fare questo lavoro necessita passione, passione a tutti i livelli. Per quanto riguarda le aspettative dei ragazzi, personalmente sono per comunicare immediatamente ai genitori, togliere a loro qualsiasi aspettativa, parlo del ragazzo, non presenti delle attitudini o caratteristiche tali da poter come dire, far parte del gruppo che sto cercando di creare. Io sono appena arrivato a Lecce, quindi devo ancora fare un anno, quindi innanzitutto mi onora far parte di una società che sta festeggiando i 105 anni. Se guardo indietro a quello che ha fatto questa società e guardo alla mia destra, mi ritrovo davanti gente che nel Lecce ha fatto la storia, ha vinto dei titoli, quindi io mi trovo a volere magari inseguire. Senti come seduto alla destra del padre. Sono gente che conosco, gente importante, gente che ha fatto strada e quindi mi sento, come dire, stimolato magari a perseguire quanto hanno fatto loro. Facile non è, ma l'obiettivo di un settore giovanile, al di là della vittoria dei titoli, è quello di cercare di formare il maggior numero di calciatori e nei confronti della società cercare di patrimonializzare, riduzione dei costi e quant'altro. Per evitare inutili aspettative nei confronti dei ragazzi, il tutto parte ovviamente da noi. Nell'individuazione di un calciatore non puoi prescindere da determinate caratteristiche se vuoi creare un calciatore di un certo livello. Una volta individuate queste, si continua a lavorare cercando di migliorarle. Quando personalmente non intravedo sin da subito queste caratteristiche fondamentali per me, lo comunico immediatamente ai genitori e non fanno parte del mio gruppo. Rischiando di essere antipatici prima per poter prendere eventuali danni voi? Non vado avanti per antipatia o simpatia. Vengo giudicato per i risultati, per il lavoro, l'antipatia la metto da parte. Ok, con Sandro Moreno invece vorrei parlare che tipo di analogia vediamo fra questa Berretti e quella meravigliosa primavera di mister Roberto Pizzo. Ma sicuramente il lavoro, quello di tutti noi siamo portati, come si diceva, dalla passione e per la crescita di questi ragazzi, ma non nascondiamo che siamo stati ragazzi pure noi, quindi si parte tutto da là. La passione nasce da quello, da tirare un calcio, insomma un pallone, da stare insieme, da frequentarsi, da fargli crescere sotto tutti i punti di vista, perché noi andiamo ad analizzare sempre magari la parte calcistica sotto certi punti di vista, però c'è il discorso pure della crescita caratteriale, umano, e lo sport significa tanto per questo, ecco, noi siamo portati più che altro a dargli delle regole, tra virgolette, diciamo una strada dove poter affrontare quello che sarà il gioco, perché sappiamo tutti quanti che una rosa o una squadra di 20-22 non arriva, magari se arrivassero tutti ma è difficile, allora bisogna cercare di essere istruttori, allenatori e allo stesso tempo pure genitori. Sì, grazie. Mister Roberto, facciamo un tocco indietro nel passato. Quel Lecce è bellissimo, come abbiamo detto prima, iniziò la corsa, come volesse chiappare per forza quest'Inter detentrice dello scudetto dell'anno prima. Ecco, quel Lecce che in entrambi gli anni arrivò secondo nel girone di competenza, per poi venire fuori alla distanza e vincere il centro dei campionati. Vogliamo raccontare qualcosa di quegli anni meravigliosi? Sì, in verità la storia parte da qualche anno prima, perché avevamo già fatto delle grandi cose con un gruppo appena rinnovato ed era veramente un purpurì di età, e parlo del giovane del 79-80, era il mio primo anno, mi fu affidata una squadra in cui c'erano dei giocatori del 79 e dei giocatori dell'84, quindi era veramente, ed era stato l'anno un po' della rifondazione con l'arrivo di Mattaleo Corvino e a seguire di Gino, in cui si manifestò la voglia, la volontà della società proprio di investire non solo in denaro ma soprattutto in progettualità. E quell'anno ci comportavo benissimo perché venivo tra le prime 8, uscendo a Misano contro il Milan, però una cavalcata entusiasmante. Da lì capimmo che lavorando con criterio e soprattutto dando un taglio, un metodo, un lavoro, si poteva sicuramente migliorare le già discrete qualità che c'erano all'interno, le risorse che erano all'interno. Questo in particolare è il secondo scudetto vinto. L'anno prima lo avevamo già vinto a Siena proprio contro l'Inter, lo avevamo vinto in una partita, forse la più bella partita della primavera di
Fazzi le sue dichiarazioni alla fine della gara sono proprio quelle. Sì, però quello che ne parlavamo anche con i ragazzi, che quello che doveva essere il compendio non era la finale, ma era il lavoro di un anno. Questa era la squadra che nel proprio girone, confrontandoli con gli altri, la squadra che segnava più in Italia e che incassava meno gol, qualcosa voleva pur dire. Quindi non avevamo più timore differenziale nei confronti delle grandi squadre, che pure investivano almeno tre volte quello che investiva il settore giovanile del Lecce. Per cui si era instaurato proprio un meccanismo, concordo con Matteo Lauriola, la mia estrazione con la sua e tanti altri di settore giovanile, in cui bisogna insegnare a giocare e non conta vincere. Con gli anni ci siamo resi conto che vincendo fortifichi anche il carattere, porti i giocatori a pensare in un determinato modo, che non è quello di tirarsi indietro alla prima avversità, e questo è stato un fatto per noi all'inizio episodico, però poi alla fine è diventata una routine. In questa partita in particolare andammo un po' in sofferenza, ora avevamo una squadra molto forte, anche la nostra, per carità lo era, però noi lavoravamo su cose molto ristrette. Noi avevamo 11 giocatori già quasi sotto età rispetto all'età normale della primavera, e gli altri 10 li prendevamo dagli allievi e li inserivamo in pianta stabile. L'anno prima addirittura vincendo i gruppi di riferimento erano gli 83, noi vincevamo il filo italiano con gli 85, quindi questo a significare cosa, che c'era tanto lavoro dietro, tanto lavoro proprio strutturale, Matteo. Mi accodo e confermo quanto detto precedentemente, vincere per forza. Quest'anno, quando è stato ovviamente comunicato alla squadra che non si partecipava più al torneo primavera, bensì a quello dequalificato a Berrette, ho visto nei ragazzi un po' di scoramento, ognuno di loro si sentiva squalificato. Allora, avendo notato le qualità importanti di questo gruppo, dissi loro: intanto resto anch'io qua, soltanto se restate tutti quanti voi, perché in voi ci credo. Però, considerato che siete una squadra, tutti voi vi rendete conto che siete importanti e che vi tenete di prima linea, e partecipiamo a un campionato Berretti dove già voi mi state dicendo che siete più forti, l'anno che trascorreremo non dobbiamo trascorrerlo soltanto all'insegna sono più forte del Barletta e vinco. Dobbiamo vincere, ma stravincere. Ponete gli obiettivi alti. Per esempio, cerchiamo di raggiungere un numero di gol elevatissimo, il maggior numero di vittorie. I ragazzi hanno conseguito le 24 vittorie consecutive, ma in questo percorso si è di loro elevato tantissimo l'autostima, la personalità, quindi mi ricollego a quelli, ad un punto tale, a un livello tale, che quando sono andati in prima squadra erano praticamente irriverenti di chi stava di fronte a loro. Cioè 95 e 96 che sono saliti in prima squadra non hanno minimamente subito l'impatto del passaggio. Quindi sì, ha perfettamente ragione, e ripeto, è trascinante per tutto il movimento settore giovanile, ma non il vincere la partita, ma anche quello che hai detto, cioè l'anno scorso che ha fatto 80 gol, quest'anno proviamo a farne 81, ne abbiamo presi 7, proviamo a prendere 6, ed era un po' il leitmotiv che ci ha spinto da questo punto di vista. Tieni presente che gli investimenti, un po' di investimenti, sono stati fatti proprio agli inizi della gestione, e sulle fasce piccole, qui arrivarono solo un paio di giocatori un po' più grandicelli, che poi erano Ledesma e Vucinic. Per il resto erano tutti ragazzi che poi sono cresciuti con noi, come Rullo, piuttosto che Rosati e quant'altro. E siamo finiti con questa squadra qui, l'ultima che avete visto, che è formata per il 90% di salentini, perché io ricordo la linea di difesa c'era con gli Esposito, i Candisa, i Cartelli, Bianco, in mezzo al campo c'era Giorgetti, Vice Domini, Giorgino, davanti Pellè, quindi c'era tanto di salentino, per cui secondo me partire così da un punto è programmazione. Io sono certo che delle cose buone che state facendo, sicuramente avrete tempo per migliorare, per fare quello che oggettivamente state facendo.
ha dato grandissime soddisfazioni. Io una cosa veramente volevo aggiungere al percorso che facemmo in quegli anni, no? Perché con le prime squadre tu compri a luglio per la squadra, già a dicembre capisci che quello che hai fatto, no, hai lavorato bene o male. Il discorso del settore giovanile, il discorso di profondità, cioè bisogno di 4, 5 anni, non è che passano di 4 mesi, è lunga. E quindi in quel percorso, così io metto 4 anni nei quali vincemmo venire dagli anni, due Supercoppa e due Coppa Italia, era un percorso di 4 anni. Nell'interno di questi 4 anni, noi, perché Roberto ha nominato Vucinic e Ledesma, Vucinic e Ledesma hanno giocato solo una partita con noi, poi voi per una questione di stile, di scelte, concordavamo con l'allenatore e con il responsabile di allora, il direttore di allora, concordavamo che nelle finali era giusto che giocassero i giocatori che si erano meritati le finali. Io con Vucinic, che ho un grande rapporto, la sono rinnovato a Torino, l'unica cosa che mi dice che gli abbiamo, che mi ricorda, che abbiamo fatto male solo una finale, poi non ci parlava mai, perché volevano giocarle queste finali. Invece noi abbiamo premiato i ragazzi che hanno conquistato, ed erano l'80% salentini, quindi una fase di recupero. Io dico che il Salento è una terra forte, che gioca fertile, io lo faccio anche a grande Salento, perché quindi si è tanto, secondo me, noi storicamente da 25 anni sempre pescato in quelle su primi 70 in questi mani, sì. Sempre pescato benissimo, una fase di miglioramento, sempre ci ha dato grandi soddisfazioni, e approfittando adesso che forse con un po' di salmo, no? Città come Taranto fa l'interregionale, no? Il Brindisi mi sembra che anche, voglio dire, quindi si può lavorare su queste situazioni, e più nel Salento, che a noi, ripeto, ha dato tante soddisfazioni, perché sennò uno può pensare che noi diciamo per quello, no, vedete, ci sono, noi una volta solamente giocavamo le decima e luci, ci fu in Coppa Italia con il Torino, la prima Coppa Italia, no, Roberto? A Torino. No, guarda, ed era la mia età, attenzione, cioè avevamo dei giocatori. Facciamo fare un intervento alla Pocanomini, che sarà protagonista. Pinuzzo? Sì. Più vicino per favore. Più che un intervento, una testimonianza diretta di chi quegli anni li ha vissuti in prima persona, perché io seguivo costantemente la primavera di Robertino e di Gino, tutto perché mi ero innamorato del progetto, parola troppo spesso usata, ma in questo caso era veramente un progetto e non una parola detta per caso. E poi nel frattempo ero diventato amico, fraterno, e quindi conoscevo i più intimi segreti, e vuoi che qui questa registrazione resti agli annali, in modo che qualcuno, poi quando lo mettiamo su YouTube, lo possa sapere, che il vero segreto di quegli anni, sì, l'Unione Sportiva Lecce certamente aveva investito, Fior di Quattrini, c'è stato qualcuno che si è preso i meriti di questi trionfi e li ha propagandati in tutta Italia al prodomo sua, ma chi veramente sa, come me, quali erano i segreti, può dire tranquillamente, non ha paura di dirlo, che i segreti erano il cemento che facevano due ingredienti, uno si chiama Roberto e l'altro si chiama Gino, erano loro che facevano da scudo, da corazza, tutte le intemperie che in quegli anni pur c'erano, che tutti dimenticano perché sono offuscate, quelle interferie comunque sono cancellate dalle vittorie. Quando si vince solitamente si guarda i rigori, i gol, i trionfi, ma quello che c'è dietro lo sa soltanto chi l'ha vissuto. Il problema grosso di far calcio oggi in Italia e anche in quell'epoca, probabilmente a differenza dell'epoca precedente, quella del grande antico Adamo, di Cartisano, che pure hanno sfornato fior di talenti, con l'era di Enzo e Dimitri, perché quella la vera era, c'è stato un nuovo problema da superare, l'attacco dei procuratori.
sa perfettamente che cosa significa fare calcio giovanile e tenere a bada i procuratori, soprattutto quando poi potevano entrare nel range soltanto alcuni procuratori e altri no, e quindi fare delle scelte contro l'endenza e contro i voleri del capo. E allora quando queste scelte non sono state fatte e i risultati hanno dato ragione, questo è il vero trionfo, aver resistito anche a queste intemperie, aver vinto le concorrenze sleali che pur c'erano, aver fatto giocare chi veramente meritava e non chi doveva giocare. I risultati sono stati questi, anche la politica, mi ricordo perfettamente che il Lecce non andava a Viareggio, perché si diceva, se sbaglio correggete, che non la vetrina di andare a Viareggio non doveva servire, noi dovevamo fare il campionato, dovevamo giocare per creare calciatori e non per metterci in vetrina. O la parvenza secondo la quale il Lecce fondamentalmente doveva necessariamente superare il turno eliminatorio e soddisfarsi di quello con un effetto soddisfattivo. Con Gino Di Mirri e con Roberto Rizzo questa tendenza è cambiata, perché loro sono andati a fare i turni successivi per andare a vincere e li hanno vinti. Hanno vinto due Coppa Italia, hanno vinto due scudetti e soprattutto hanno vinto anche dopo Corpino. Questo è un altro dato che voglio che venga testimoniato e venga registrato, perché hanno vinto a Roma quando Corpino stesso era in tribuna, probabilmente con sentimenti un pochino strani nei confronti loro, e hanno vinto la finale con la Roma, a casa della Roma, con giovani di qui, senza spendere tanti soldi, e hanno dimostrato di vincere anche dopo. Poi, ovviamente, le gesta del calcio, le cose del calcio ci portano a dividere le coppe vincenti perché entrano in ballo altri fattori, però hanno avuto fortuna tutti e due, perché uno allena in Serie A e l'altro è il capo osservatore della Liga. Questa è la testimonianza che io voglio dire in quei tempi. Io ricordo partite immemorabili, ero a Fano quella partita, e ricordo perfettamente che poi anche il pizzico di fortuna. Altro punto che ricordo e poi chiudo, che uno dei motti di Roberto mi sembra che era quello: quando le partite non le puoi vincere bisogna pareggiare. Questo sarebbe il caso che Roma prendesse un po' esempio da Roberto Rizzo. Affinché, ed erano un gruppo di istruttori secondo me di primo livello che si erano cementati tra di loro e con mille diversità di opinioni, di pensiero, anche dal punto di vista tecnico, dal punto di vista pratico, ognuno aveva il suo modo di essere e di pensare, però eravamo granitici, raramente sentivi un collega parlare male di un altro. Poi c'era il gruppo dirigente che aveva delle idee, questo è indubbio, tutti quanti all'interno di chi operava cercava di fare in modo di dare il meglio agli istruttori che lavoravano sul campo, e poi c'era una proprietà che per anni insomma un po' di soldi ne investì. Tutte queste tre componenti hanno fatto sì che si arrivasse. Io quando dico la primavera all'inizio sì, forse era graficamente il fatto che allenassi io, però ecco qui terrei a ricordare tanti altri ragazzi che insieme a me, ragazzi, persone che lavoravano all'interno, da Raimondo Marino ai Carmine del Traini, piuttosto che a chi allora qualcuno lo dimenticherò, insieme ai dirigenti, quindi abbiamo due capocurve, all'epoca era l'accompagnatore, il dirigente accompagnatore Gino che coordinava tutte le attività, insomma c'era un bel gruppo che sosteneva con impegno quello che si andava a fare. I risultati sono stati in storia. Però Roberto, dico sempre, Roberto è molto bravo nel campo, sta diventando bravo anche qua sopra. Bisogna dare a Cesare quello che diceva, bisogna essere onesti, non tutti siamo uguali, non tutti
Io ritengo che quel gruppo era un ottimo gruppo. Io ricordo un'intervista di Roberto in quel periodo che diceva: è vero, facciamo tanto bene, ringrazio però gli allenatori che mi fanno arrivare un prodotto finito importante, perché durante la fase, no, giovanissimi allievi poi arrivavano in prima squadra. Però vedete, combattere poi contro queste corazzate che abbiamo visto, Inter, Juve, io so adesso quanto spende la Juve, quanto spende Roberto, quanto spende la Juve, lo spendeva in Lecce per la prima squadra a fare la primavera. Quindi noi riusciamo a vincere con queste corazzate, quindi qualcosa di nostro in più ci mettevamo, è giusto che, no? Ed è giusto che pensi meriti. Giusto che i meriti vengano dati. Io invece butto una nota polemica, ecco, non voglio questo giorno di festa. Io dico che sia i giocatori sia gli allenatori hanno avuto meno di quello che si meritavano, perché ritengo che sulla panchina del Lecce in Serie A si siano seduti allenatori durante il mio periodo inferiori a Roberto Rizzo. Roberto perché ha meritato ben altra attestata. È stato l'allenatore che ha avuto il miglior punteggio. Sì, anche se avesse voluto rimanere, perché quella era dare la continuità. Invece ci siamo imbarcati in situazioni, io sono andato via con 2 anni di contratto, cercavo poi, dicevo, perché non dobbiamo 2 anni di contratto, sfido chiunque. Poi no, Werner, chi lascia un posto di lavoro oggi? Nessuno, io sono andato via con 2 anni di contratto, non mi piaceva più, non avevo più voglia, non mi facevo stare bene. Chi c'era a decidere? Non mi piaceva più, sappiamo, ce la sapete. Quando avevo 2 anni di contratto, quando un giorno andavo a parlare, dottore, non mi diverto più. Come non si divertiva più, è peccato, perché c'era una struttura, Pinuccio, che avrebbe garantito a Lecce. Anni, perché era una bella struttura. Perché tutti hanno fatto bene, tutti. Sono andati in giro, sono allenatori bravi, Brahim, Mirjano, tutti hanno fatto bene. Tutti abbiamo fatto bene con quella struttura. È un peccato, Vincenzo, tutti hanno fatto bene. È un peccato che si sia persa quella struttura. È stata fatta ad arte, Lucio, che quella struttura si dislegasse. Va bene, detto ciò, parliamo di presente con Alessandro Morello. Abbiamo parlato di vittorie, abbiamo parlato di giovani. Come gestire le sconfitte con questi giovani, come rivedono anche il signor Leggero? Ma come si diceva, è sempre una forma di crescita, dalle sconfitte nascono le grandi vittorie. Questa è una legge del calcio, insomma, pure questo li porta a diventare più cinici, più vogliosi e nello stesso tempo di credere poi in quello del lavoro settimanale che può portare alla vittoria. La sconfitta nasce proprio per questo, non sempre di convincere, bisogna abituarsi a cercare tutti i modi di arrivare al successo. Sì, abbiamo parlato di passato con dire nota polemica. Parliamo di presente, adesso come vanno le cose in società con questa nuova società, con voi, va tutto bene? Personalmente fila tutto dritto. Abbiamo fatto un buon lavoro, adesso ci apprestiamo ad affrontare le fasi finali, che a seconda delle varie categorie pongo personalmente degli obiettivi diversi. Per le fasce più basse, andando a confrontarci con squadre sicuramente più blasonate, mi aspetto una crescita. Ne parlavo proprio in settimana, ho avuto un incontro con tutte e 3 le squadre per motivarle ad affrontare questa giostra e ad affrontare al meglio gli avversari che andremo ad affrontare. Per quanto riguarda invece la Berretti, devono continuare quel percorso che deve, mi auguro per loro, concludersi con qualcosa di concreto e quindi puntare alla finale dell'8 giugno. L'8 giugno che speriamo. O vinci o non abbiamo fatto nulla. Grazie. Mister Rizzo, una battuta finale a ciascuno su questo futuro del Lecce. Io conosco gran parte degli istruttori, non conosco Antonio quando allenava la Beretti e stavano facendo un ottimo lavoro, conosco Sandro e tanti altri suoi e miei compagni.
compagni. Avevo conosciuto Matteo Laudiola qualche anno fa, presentato in Gianluca Ferrari. Me lo ricordo pure sui campi di Serie C a qualche scappata. E quindi, ripeto, io non ho la percezione che io sono rientrato anche da poco dopo l'esperienza di Genova, però secondo me se i presupposti, io so che l'impegno sicuramente ce lo metteranno perché è tutta gente che ha fatto calcio, quindi da questo punto di vista la passione per chi ha fatto un lavoro come il mio è quasi nata, la forzi anzi fin troppo dentro, dovresti essere a volte anche un pochino più distaccato. Io credo che se i presupposti sono quelli che ho detto prima, cioè una solidità di intenti, un progetto a media scadenza e la voglia della società di dare la mano a questi poveracci, io credo che si possano fare buone cose in questo territorio, perché c'è la passione della gente è forte da te. Noi con la squadra primavera riusciamo a portare 15.000 persone allo stadio di Via del Mare nella finale di Supercoppa, cioè avevamo stampati forse 8.000 inviti e si resero conto che non bastavano e lavorarono tutta per uno degli obiettivi. Credo che possa anche questo aiutare, perché dalle altre parti molto probabilmente chi lavora nell'ambito del settore giovanile si è sempre sentito come dire un figlio di un dio minore. E qui no, perché qui c'è stata cultura per grandi anni, qui c'è Carmelo Vicenti, un grande giocatore, capitano del Lecce, che ha vissuto questa realtà per anni, passando per grandissimi maestri, da Figlio Adamo, piuttosto che Ciccio Cartisano. E quindi c'è cultura, magari ne ascolto qualcuno, c'è grande cultura, c'è grande attenzione al settore giovanile. E questo credo che sia stimolante anche per chi ci lavora. Mi ricolleghiamo a quello che hai appena detto, si parlava in questi giorni, ma compatibilmente con gli impegni della prima squadra cercherò anch'io di far disputare le gare della finale al Via del Mare, in maniera tale da invitare tutti coloro che amano calcio, ma qui a Lecce del Salento di calcio si respira quotidianamente, e me ne sono accorto. Mi riaggancio all'importanza del settore giovanile. Quando mi è stato proposto di fare il settore giovanile a Lecce, io non stavo andando in C1, io facevo il lavoro che fa oggi Gino Di Mitri, lo facevo anch'io per l'estero, per il Torino, ma era talmente stimolante questa avventura in un settore giovanile timbrato e marchiato da voi precedentemente, che per me era uno stimolo. A me piacciono le sfide, mi piace la qualità e sono orgoglioso di far parte di questa famiglia storica. Spero soltanto anch'io di lasciare qualcosa di positivo, così come avete fatto voi in precedenza. Bene, quindi una battuta con la Gino Di Mitri. Tanto spero veramente che il Lecce si riappropri di una categoria consona a quella del suo prestigio e il suo passato. Da C la considero di passaggio, perché deve essere un passaggio quanto più rapido per poter riappropriarsi di alcune situazioni. E poi collateralmente riappropriarsi di una categoria importante, come ha detto Roberto, come ha detto Matteo, per dire che qui c'è sempre stata grande cultura in settore giovanile. Io per me andare in giro, a me si ricorda più per dire che della primavera, no, che ho portato il bagno con l'invio, ho vinto un campionato a Matera insieme a Roberto, che eravamo quarti ultimi, ho chiamato Roberto, abbiamo vinto Coppa del Campionato, voglio dire, abbiamo riportato 10.000 spettatori come quando a Matera, quando Matera era in B, queste sono le nostre vittorie. Però uscire dal Lecce, a me quando mi incontro a Milano, già con quello della primavera del Lecce, capito, quindi qua poi prima di noi abbiamo dimenticato, forse nella fretta abbiamo dimenticato un nome che è stato fondamentale per questa situazione. Prima di noi qua i giocatori si vendevano a fiumi, ed era il compianto Mimmo Cataldo, veramente, perché è stato il primo di tutti, è stato l'antesignano in questo. Si vedevano a fumi, perché c'era la cultura, c'era... Un anno in ritiro con la prima squadra c'era cosa che faceva. Lui faceva fare due partite e li vendeva, perché sennò non
che faceva bene, cioè noi abbiamo avuto giocatori importanti, i campioni del mondo, oppure abbiamo avuto giocatori come Pasquale, ne sono tanti, non voglio dimenticare nessuno perché pare un errore, ma abbiamo avuto giocatori che hanno fatto la storia del calcio italiano, partiti da qua, quindi prima di noi è bene ricordare quel gruppo storico, poi gli allenatori che ha ricordato lui e poi quello che faceva un po' da... Grazie. Quindi se vanno a lungo termine, a medio termine. Quindi un consiglio che vorrei dare pure a Matteo, se posso permettere, è quello di non caricare di troppo responsabilità dei giocatori che ancora si devono formare. Perché se parliamo di una squadra di giocatori già formati, quindi si può pretendere. Quindi, considerato che hai preso una grande responsabilità e c'è una fase di ristrutturazione, vediamo pure del settore giovanile del Lecce, non fate avviare dalla fretta, dalla frenesia di raggiungere magari e vincere una partita e poi non formare un ragazzo. Io credo che con l'abilità, che è importante in questo momento degli allenatori, perché sono determinanti gli allenatori del settore giovanile, perché sono proprio dovuti tenuti a formare i giocatori. E gli allenatori sono la cosa più importante nel settore giovanile. Collateralmente anche una fase di reclutamento importante. Va bene? Io vi saluto e vi ringrazio per l'opportunità di avermi fatto rientrare qui a Lecce in questa splendida. Tanto per finire, un augurio a Lecce per domani? Un augurio ce l'ho, l'augurio l'ho fatto, io l'augurio l'ho fatto per riappropriarsi della Serie A, forse non ci siamo capiti, quindi per me. Vedi dove sbagliamo. Dobbiamo ritornare. Dobbiamo vincere, dai, un po'. Viviamoci questo presente in modo positivo. Assolutamente. Abbiamo una bellissima squadra che sta tentando in tutti i modi di risalire. Le possibilità ci sono, la matematica ancora ci dice che potremmo eventualmente arrivare prima e se non saliremo di lì vuol dire che lo faremo di là. Io dico che se la squadra del Lecce è vostra ed è tipo della città, quindi in questi momenti che si vede il vero tifoso che ha voglia di riemergere e di arrivare ai livelli che si merita Lecce, quindi state più vicino alla squadra e aiutatevi nei momenti difficili, anche se ci può essere qualche incomprensione, qualche cosa, però questo è il momento di dare tutto per il Lecce. Forza Lecce! Salutarci con tutti e passare anche la parola ad Alessandro, vorrei anche un augurio da parte di Marcello, grande Marcello. Sì, grazie, no, mi fa piacere incontrare Mister Rizzo, Gino Di Mili, con Matteo ci vediamo spesso con Sandro, quindi soprattutto una manifestazione che ci fa molto piacere, l'aspettavamo da 5 anni, è arrivato quest'anno, quindi speriamo che finisca anche con il modo migliore con la vittoria del campionato della CRB, quindi un grosso in bocca al lupo alla prima squadra e soprattutto al settore giovanile, che anch'io ci tengo tantissimo, al settore giovanile e soprattutto agli istruttori che conosco molto bene, quindi speriamo che vada tutto bene per il Lecce. Mister Stipa, ormai state cambiando tutti oggi, noi ci siamo visti l'altro giorno per l'intervista, ci rivediamo adesso e ci rivedremo anche domani. Grande tifoso del Lecce, anche allenato il settore giovanile del Lecce, una battuta su questo Lecce. Speriamo che raggiungiamo, che si raggiunga l'obiettivo di inizio campionato e quindi andare intanto in Serie B e poi puntare a ritornare nel calcio di conti. L'augurio è che si possa arrivare tutti insieme, di compattare un ambiente dalla tifoseria alla società, alla squadra, alla ciao a tutti, ritornare ad andare tutti in un'unica direzione che manca da tanti anni.
Grazie, in bocca al lupo per domani, noi ci vediamo comunque. L'ultima battuta con Alessandro Moreno e con Matteo Raviola, appunto su questo presidente del Lecce, un augurio. Io vi voglio soprattutto ringraziare a voi perché dobbiamo fare 100 anni del Lecce, abbiamo fatto 105, voglio dire, è una cosa importante. Se siamo qua è merito pure vostro che ci state mettendo insomma la passione come la mettiamo noi. Merito dell'associazione non certo mio, io sono un ospite come voi oggi, quindi tutti quanti siamo all'associazione del Lecce, Lecce Nazione, sarete già vostro. Sicuramente io sì, sono un tecnico, ma prima di tutto sono un tifoso del Lecce, perché sono nato qua, avevo 8 anni, 9 anni, stavo già allo stadio, ora tengo quasi 45, sono ancora qua, ho costruito lo stadio, sto ancora là dentro e questo mi fa piacere. Ci sono i nostri figli che stanno ancora pure, c'è mio figlio che sta pure nel Lecce, quindi sono tutti figli nostri e questo insomma è una questione di passione, che c'è dentro che ci porta a migliorarci sempre di più. Per noi è una sfida continua. Nostro malgrado stiamo in Cino, sappiamo come sono andate le cose, ma non ci sentiamo delle persone pronte a migliorare, a cercare sempre di trovare nuove idee e cercare sempre di andare avanti. Ecco perché mi auguro che alla fine farò riescano, ecco, perché ci mettiamo tanto impegno tutti quanti e mi auguro di ritornare dove stavamo prima. Matteo, chiudo evidenziando l'unità di intenti, no? Il microfono sta facendo il giro da tutte le componenti, però noto che tutti vogliamo la stessa cosa, la tifoseria, gli amici così che stiamo precedentemente noi dirigenti, la società, vogliamo tutti la stessa cosa. 3 settimane, 1 mese e mezzo di pazienza, secondo me saremo tutti soddisfatti. Grazie a tutti.